Ciao a tutti cari amici dell'internet, io sono Gianluca GDA per gli amici e bentornati in un nuovo commentone. Quello di cui vi parlo oggi è un film travagliato, chiacchieratissimo, rimandato moltissime volte, tanto che a un certo punto sembrava quasi che non dovesse uscire mai. E no, non parlerò di tutti gli scandali che hanno coinvolto l'attore principale del film, Ezra Miller, quelli li conoscete bene, però diciamo che ci hanno messo il carico da 12, però finalmente io l'ho visto in anteprima e grazie a Warner Bros. Per l'invito, è nelle sale italiane dal 15 giugno. Oggi vi parlo di The Flash. Allora, come si è potuto capire dai trailer e dai poster, anche in questo film si parla di multiversi. Ma non soltanto, perché qui si parla anche di viaggi nel tempo, si vedono diverse incarnazioni del personaggio e non solo sue. La storia alla base di The Flash, infatti, si ispira in maniera molto libera agli espedienti narrativi che si vedono nel famoso ciclo fumettistico sul personaggio di Flashpoint, differendo però poi in maniera molto profonda per quello che concerne la trama e cercando di sistemare un pochino, di creare alcune soluzioni che aiutino a dare un po' di ordine a quel casino totale che è stato negli ultimi anni il DC Extended Universe. Quella di The Flash, infatti, non è una storia di origini, quanto piuttosto una storia di formazione che ci fa vedere appunto il personaggio di Flash, di Barry Allen, in diversi momenti della sua vita e che lo fa confrontare con diverse versioni di Batman e non solo, ammiccando, citando e strizzando l'occhio a tante cose che sono successe in questi 10 anni di DC Extended Universe. E il risultato finale, dopo l'accoglienza strepitosa che parlava del film come di uno dei migliori cinecomic di sempre, com'è? Beh, devo dire che personalmente credo che sia un film che funziona a metà. Dal punto di vista tecnico, da una parte la regia di Muschietti è pulita, è tutto molto chiaro e ci sono delle scene anche molto potenti. Dall'altra invece c'è la CGI, che anche qui è un po' altalenante. In alcune sequenze funziona molto bene, sono scenograficamente molto impattanti, però traballa un po' troppo. In alcune scene, soprattutto in quelle in cui si vedono i due flash su schermo, quello più adulto e quello più giovane, si capisce subito quello che è fatto con effetti speciali a cui hanno sostituito la faccia. Inoltre, come ho detto, sì, qui si parla di multiversi, ma come sono gestiti questa volta? Diciamo che arrivando da un film come Across the Spider-Verse, in cui il multiverso è gestito in maniera fenomenale, era difficile trovare di meglio. In questo The Flash, infatti, in alcuni punti si danno delle spiegazioni molto ben fatte che cercano di stabilire delle regole anche piuttosto rigide. Regole che però si alternano con dei momenti in cui il tutto viene gestito a cane, in cui tutto viene buttato tranquillamente in caciara, contraddicendo quello che si è visto fino a quel momento e non si capiscono manco più loro. Però la cosa che dispiace è che, nonostante tutti questi difetti, questo The Flash ha dei momenti veramente molto interessanti. Momenti che secondo me si concentrano quasi tutti nel terzo atto, quello più pregno di azione, ma che regala le sequenze visivamente più potenti e interessanti. Io lì mi sono divertito parecchio a vedere il Batman di Keaton che interagisce con i due Flash e con Supergirl contro Zod, insomma, tutto molto figo. Però anche qui permettiamo che io odio chi critica il fanservice per presa di posizione, però qua il fanservice a volte è un po' troppo forzato. E se in alcuni punti, come per esempio appunto nel Batman di Keaton, è utile per portare avanti la narrazione, in altri momenti qua è un po' troppo fine a se stesso. A essere molto altalenante inoltre in The Flash è anche il ritmo e il tono del film, perché cambia un po' troppo spesso dall'essere eccessivamente umoristico e divertente, soprattutto nella prima parte del film, con delle battute, delle sequenze divertenti eccessive, anche in dei momenti che avrebbero richiesto invece un maggiore pathos, con un tono che invece poi si fa più drammatico, più intenso e che traspariva maggiormente dai trailer. Io avrei preferito che il film si mantenesse un po' di più su quel binario, invece ci ho trovato molto più umorismo di quello che avrei pensato e non mi ha fatto impazzire questa cosa. Inoltre, anche le 2 ore e mezza del film procedono in maniera un po' incostante, con delle accelerazioni piuttosto brusche che portano avanti la trama in maniera decisa, ma con delle trovate anche
caleidoscopiche, un po' surreali, che mi hanno convinto, con delle altre sequenze invece che si incagliano un po' troppo, soprattutto nella parte centrale. Io avrei tagliuzzato un pochino, almeno una ventina di minuti. Insomma, quello che accade in The Flash è un po' un paradosso. E no, non mi sto riferendo ai paradossi spazio-temporali multiversali che troviamo all'interno del film, ma a un paradosso strutturale. Perché forse il problema principale di The Flash è che all'interno della struttura narrativa del film il personaggio che funziona di meno sia proprio Barry Allen, con una caratterizzazione un po' schizofrenica che sembra essere stata scritta da persone completamente diverse. In alcune sequenze sembra un cretino, e nonostante sia stato usato in Justice League come un comic relief, per carità, è il più giovane della Justice League, anche qua troppo. Poi a un certo punto invece diventa serissimo e motivato. Poi torna ad avere degli sbalzi di idiozia non giustificati. Insomma, è un po' incoerente e non mi ha convinto un granché. Così come mi lascia sempre abbastanza freddo anche la recitazione di Ezra Miller, che nonostante funzioni sicuramente meglio di quello che abbiamo visto in Justice League, è sempre troppo pieno di manierismi e troppo sopra le righe. Lati invece assolutamente positivi sono il Batman di Keaton, che nonostante non ruba la scena perché c'è un grosso spazio giustamente dedicato a Flash, è lui il vero protagonista, è quello che ha le sequenze in assoluto più fighe e più spettacolari. E poi non vi potete non emozionare a rivederlo su schermo, perché è veramente una gioia per gli occhi, con tutte le strizzatine d'occhio ai film di Burton. E a funzionare molto molto bene è anche Batfleck, il Batman interpretato da Ben Affleck. Io non ho mai nascosto di apprezzare l'attore nei panni del personaggio, penso che abbia una physique du role perfetta, e anche qui, nonostante si veda di meno rispetto al Batman di Keaton, però neanche troppo poco, perché c'è in 20 minuti circa di screen time, è il protagonista assoluto di una scena allucinante, che forse è quella che mi è piaciuta di più di tutto il film. A sorprendermi particolarmente però è stata soprattutto il personaggio di Supergirl, gestito davvero bene, con una recitazione sorprendente di Sacha Call, che è molto potente in alcune scene. Davvero sarei curioso di vedere qualcos'altro con lei protagonista, perché secondo me funziona alla grande. E ecco, in questo trittico quindi fa un po' strano il fatto che sia proprio Flash il personaggio a funzionare un po' meno, proprio perché è il suo film ed è un difetto non proprio da poco. In conclusione, penso che The Flash sia un film tutto sommato divertente, molto ambizioso, però con un ritmo troppo altalenante e dei difetti anche abbastanza importanti. Io però vi consiglio comunque di vedere il film al cinema, perché quello che crea è sicuramente uno spettacolo molto interessante, e anche perché cerca disperatamente di riparare un po' il macello che è stato fatto all'interno del DC Extended Universe, gettando le basi di quello che potrebbe essere il futuro di questo mondo, anche se in maniera non chiarissima, perché ad oggi e soprattutto dopo la visione di questo film continuo a non sapere come andranno avanti, soprattutto con determinate cose. Io a questo punto ho finito di dire la mia, però voglio sapere la vostra. Andrete a vedere Flash al cinema? Se l'avete già visto, cosa ne pensate? Vi ha soddisfatto? Scrivetemelo nei commenti, ditemi la vostra, e soprattutto se questo video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube. Io qui parlo di cinema, sì, ma anche di film, di fumetti, di viaggi e di tutto quello che mi piace. E se vi va, seguitemi anche sugli altri social, dove pubblico contenuti e recensioni un po' più short, foto, e dove vi aggiorno sulle prossime pubblicazioni che troverete proprio qui su YouTube. E da me è davvero tutto, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!